Ciao a tutte e tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea di Italia che cambia e oggi vi voglio raccontare quello che abbiamo fatto a gennaio, proprio con Italia che cambia. Il 2016 è stato un anno molto impegnativo e devo dire che anche questo 2017 è iniziato nel migliore dei modi perché già a gennaio sono successe tantissime cose e tante altre cose sono in serbo per i prossimi mesi. Cosa è successo a gennaio? In pratica, subito dopo le vacanze, poco dopo abbiamo fatto il nostro direttivo Italia che cambia, però in realtà facciamo in genere abbastanza aperto, allargato, infatti siamo sempre più dei sette che dovremmo essere. Nel direttivo, insomma, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo avuto anche un po' di tempo per parlare della situazione del giornale, dei possibili sviluppi sul piano editoriale, insomma, tante belle idee sono uscite. Vi faccio vedere un pezzettino di qualche ripresa fatta durante il direttivo. Di questa roba potremmo fare la diretta anche da casa, convocando, facendo due chiamate o insomma, la diretta streaming ha un contenuto, secondo me, investimento risultato molto alto. Diffusa, perché se fin quando ragioniamo con una produzione solo nostra, e questo vale anche per il discorso di giornale, poi ci arrivo, secondo me abbiamo un limite grossissimo. Ecco, avete visto, questi siamo noi che chiacchieriamo, discutiamo, parliamo di tutte cose importanti, serie, però non pensiate che poi facciamo solo queste cose quando ci vediamo. Ad esempio, poi andiamo anche a cena tutti insieme, e anzi, guardatelo. Sì. Questo è per il prossimo video, Ezio. Dici in diretta le tue sensazioni per questo 2-2. Beh, il rigore l'ho inventato. Posso affianco un milanista distratto, quindi alla fine. Guarda, io proprio di calcio non Davide fa esperto. l'intellettuale che non se ne frega niente di calcio, ma esulta sotto sotto. Per la cronaca stavamo guardando una partita di pallone, proprio nella migliore tradizione italiana. Bella partita, tra l'altro. Con Ezio, grande tifoso del Torino. Dopo il direttivo, abbiamo fatto poi una serie di incontri, uno su tutti, quello con Cristiano Bottone di Transition, con Melania Bigi di comunicazione. Tra l'altro è stato anche un modo per rivedersi, che insomma non ci capita così spesso, ed è stato anche molto divertente e piacevole, come si può vedere da questa piccola clip. Va bene, quindi faccio vedere la gomitata dall'alto su Davide. Nel punto giusto, però. Eri spacciato, guarda, si è fermato perché ti avevo Sì. visto. Sempre in quei giorni, era all'incirca la metà di gennaio, abbiamo fatto appunto una serie di interviste. Ad esempio, siamo stati ad Ostia a intervistare la nuova creazione dell'associazione Manes di Danilo e Sabina, che è l'Asilo del Mare. Abbiamo intervistato Danilo e Alessandro, che invece è il responsabile dell'Oasi Lipu di Ostia. Anzi, vi faccio vedere un pezzetto anche di questo via, perché oggi vi voglio far vedere un sacco di cose. Vai. Che scena pessima, eh? È una scena proprio brutta, brutta. Guarda che si rivede. Sono uno stromo, visto? Ciao, bello, Danilo. Oh, guarda che c'è sta, il milanese appeso. Milanese appeso. Appeso d'oro. Esatto. Ah, appeso tu. No. Ah, brutta scena, eh? Invece, proprio adesso recentemente, sempre Paolo con Daniel hanno fatto delle altre interviste a Milano, molto belle. Stiamo lavorando su tante altre cose che usciranno a febbraio. In primis, probabilmente la più importante di tutti, il Piemonte che cambia. Uscirà, forse ve l'avevo già accennato nel video scorso, ma ve lo dico un po' meglio, uscirà il primo portale regionale d'Italia che cambia. Il primo in assoluto è stato il Casentino. Iniziamo a fare le cose sul serio, ci sarà questo grande lancio a febbraio, dal 18 al 25 febbraio, per una settimana intera di tour in camper per tutto il Piemonte, toccando tutte le province, e finendo a Torino con un mini bike tour insieme ai ragazzi e alle ragazze del Movimento della Decrescita Felice.
Sarà un momento importantissimo, quindi vi invitiamo tutte e tutti a venire a trovarci, a partecipare, a informarvi, vedere che cos'è il Piemonte che cambia, vedere, andare sul sito quando sarà online, ancora non lo è, lo sarà fra pochi giorni. E soprattutto se siete piemontesi a poi iscrivervi al portale e a partecipare agli incontri. E prima di concludere il video vi vorrei dire anche un'altra cosa, un altro appuntamento che sarà invece i primi di marzo. E sarà un incontro che si chiama Progettare il cambiamento. Per chi magari si interessa a tematiche come la decrescita, il downshifting, la transizione, la permacultura, ma non le conosce tutte bene, quindi si vorrebbe fare un'idea un po' più approfondita di cosa sono queste cose, queste parole strane che ho detto. Se vi sentite rappresentati da questo ritratto, non potete assolutamente mancare, perché in questo evento ci saranno Cristiano Bottone di Transition, Maurizio Pallante del Movimento della Decrescita Felice, Fabio Pinzi per la permacultura e il nostro Daniel Tarozzi per il downshifting. Quindi quattro fuoriclasse che stanno lì 3 giorni a Pantarei in Umbria, fra l'altro un posto bellissimo, non so, sicuramente lo conoscerete, ci sarete stati perché tutti sono passati almeno una volta nella vita da Pantarei. E per 3 giorni sotto lo stesso tetto, a diretto contatto con voi. È un'occasione imperdibile, è come dire, cioè, per un appassionato di cambiamento, averci queste quattro persone insieme è come dire averci, cioè, per un appassionato di calcio hai, non lo so, Messi, Maradona, Pelé e Batistuta, uno a caso, perché, vabbè, tipo Fiorentina. Comunque il concetto è quello, cioè, quattro dei massimi esponenti del cambiamento in Italia, che hanno portato idee nuove, sono stati innovatori, hanno portato concetti nuovi nel nostro paese o li hanno sviluppati più degli altri, per 3 giorni a vostra disposizione. Fra l'altro, guardatevi le informazioni sul sito, ve le metto anche in descrizione del video, ma il prezzo è veramente, veramente basso per una cosa del genere. È una cosa che abbiamo organizzato noi come Italia che Cambia, che è la prima volta che lo organizziamo e quindi abbiamo deciso di tenere il prezzo molto basso, però ecco, un'occasione quasi imperdibile. Mi pare che non abbiamo fatto nient'altro a gennaio, o almeno abbiamo fatto un sacco di altre cose, però non voglio stare a raccontarvene troppe, se no vi annoio. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, ditecelo, o diteci anzi, se, anche se non vi è piaciuto, cosa vi piacerebbe vedere, cosa vorreste sapere di Italia che Cambia, cosa non vi ho detto. Io vi saluto, per questa edizione di aggiornamento mensile è tutto, noi ci vediamo il prossimo mese. Ciao!